Taglia il traguardo della sesta edizione, il concorso Il Grande Ulivo di Godland, dalle radici al cielo. Il concorso, riservato agli alunni delle scuole pugliesi primarie e secondarie di primo grado, nasce dall'idea di promuovere la diffusione e la lettura della collana di fiabe di Maria Antonietta Binetti, con la riflessione dei valori dell'amore, dell'amicizia, della famiglia, del lavoro, della solidarietà, della fede. Siamo appunto arrivati alla sesta fiaba, Stella di Natale. Il leitmotiv di tutto è sempre quello, fondere i valori in cui io credo profondamente, che poi sono quelli che i miei genitori mi hanno insegnato, e quindi l'amore per la famiglia, praticamente l'amicizia, la solidarietà, la pace. Stella di Natale è appunto ancora questo, quindi è un voler andare oltre, oltre l'infinito, perché praticamente è un po' una sorta di dialogo tra la terra e il cielo, e, praticamente al fine di voler credere al di là appunto del tangibile, di quello che difficilmente si riesce a credere semplicemente con gli occhi. E ho rinnovato questo appuntamento con Antonietta perché questa fiaba per me ha un significato molto, molto profondo, in quanto parla di un po' tutti i sogni di noi donne, e il formare anche una famiglia, la maternità, le paure che si affrontano davanti a una nascita, e la paura di crescere un bambino, magari anche senza un genitore, cose che colpiscono. E infatti io ad Antonietta ho detto: questa sarà la fiaba più sentita. Anche riguardo i disegni, io mi sono lasciata trasportare proprio dalle emozioni e ho cercato, soprattutto con il colore, di dare impatto a queste illustrazioni, e spero di esserci riuscita. A Barletta, presso la Sala Comunità Sant'Antonio, la presentazione dell'ultimo lavoro dell'autrice, intitolato Stella di Natale, edito da Rotas, e la cerimonia di premiazione dei vincitori delle elementari e delle medie per le sezioni grafiche e scrittura. Oltre 800 i partecipanti da tutta la Puglia, 40 i finalisti omaggiati con un attestato, targhe ai primi classificati, medaglie per il secondo e terzo posto, diplomi alle scuole di appartenenza, applausi e tanto entusiasmo nel corso dell'evento conclusivo. Sul podio, per la sezione scrittura delle primarie, Claudio Musciagna, Francesco Piovaccariello, entrambi di Barletta, e Noemi Argentieri di Ostuni, classificatasi prima, la cui poesia figura sul retrocopertina del libro. Per la sezione grafica delle elementari, terzo posto per Antonello Natale, seconda Giulia Maiullari e Miriam Mangiatordi, entrambi di Altamura, primato per Antonio Carone di Barletta. Vincitori per la sezione scrittura per le medie, Lucia Regano di Andria, Carmela di Mastro Matteo e Alessia Chisena di Barletta, Rosalia Pericolo di Stornarella. Per la sezione grafica invece premiati Serena Cinque Palmi di Trani, Rossella Vitarelli di San Marco Lacato, la giunta seconda il cui disegno è sul retrocopertina, Angelica Mazzone di Andria, il cui disegno costituisce la copertina del libro. Il concorso è stato messo a punto dall'Arcidiocesi di Trani Barletta Biceglie, Ufficio Cultura e Comunicazioni Sociali, con il patrocinio del Comune di Barletta in collaborazione con la Gazzetta del Mezzogiorno e i periodici Il Fiera Mosca in Comunione. Una bella esperienza e una bella tradizione oramai, è importantissimo, come ho fatto presente prima, perché la lettura, il piacere della lettura parte proprio dalla fiaba, parte proprio dalle scuole primarie, e quindi Maria Antonietta ha colto questo importante aspetto e riesce ogni volta a coinvolgerci, a coinvolgere anche un gran numero di scuole, di ragazzi, di famiglie, di insegnanti, e insomma è un grosso progetto questo che si rinnova ogni anno.